Eccomi qui, buongiorno. Tolgo un po' di cose da sotto il mio tavolo perché qui sotto viene accumulato di tutto. Vabbè, voilà. Rifugio peccatorum. Buongiorno, vediamo se siamo live innanzitutto. Intanto io chiudo tutte le mie cosine. Opla. Eccovi. Buongiorno. Siamo arrivati al 30 dicembre, come sia possibile ancora non me lo spiego, ma vabbè, adesso vediamo di gestircela questa cosa. Buongiorno, buon pomeriggio, buon 30 dicembre. Domani finisce il 2021, se fossi capace farei una capriola. Non sono capace, quindi vabbè, come se l'avessi fatta virtualmente, ecco. Buongiorno, che gialla che è la luce qua. Aspettate che forse ho toccato le impostazioni delle lampade. Tac, così proviamo. Le mani sono a posto. Il bianco è sempre un po' problematico. Buongiorno, 30 dicembre, immagino che siate tutti affaccendati per la fine dell'anno. Io ho smesso poco fa di fare gli ordini, adesso appena finisco con il live vado a fare la spesa per non doverci andare domani. Memore dell'esperienza della spesa per il cibo il 24 di dicembre, vorrei non ripetere l'esperienza e quindi vado a fare la spesa. Dopodiché continuerò a cercare di lavorare sulle grafiche, che è un qualcosa che non mi sta riuscendo proprio tantissimo bene in questi giorni, però vabbè, non demordo. Intanto vi dico che prossima settimana, allora, domani è la vigilia del nuovo anno, farò il live dopo pranzo, vorrei fare l'albumino dei buoni propositi, vediamo se ci riesco. Il primo, che è sabato, non sarò live e mi prendo domenica di ferie, che aspettavamo dal 2021. Chissà cosa ci aspettavamo. Io mi aspettavo che fosse, cioè, mi aspettavo che gli fosse facile essere meglio del 2020. Invece, si è impegnato proprio tanto. Dicevo, non sarò live sabato, questa volta mi prendo anche la domenica di ferie, diciamo, e cerco di riposarmi un po'. E riprenderemo con i live, credo, dopo la metà della settimana. Mi prendo qualche giorno di vacanza dopo il progetto del December Daily che ci ha tenuto impegnati tutti i giorni, a parte i giorni festivi, insomma, per tutto dicembre. Quindi prendo qualche giorno di ferie dai live, ma torno. Non so dirvi bene se giovedì o venerdì della prossima settimana, vediamo. Celestiale, hai visto? È l'unico modo, cioè Snapchat è l'unico modo, perché altrimenti vengo una roba inguardabile, perché abbiamo delle occhiaie. È vero che adesso ho finalmente trovato di nuovo il mio fondotinta della Bare Minerals, che è meraviglioso, però contro determinate occhiaie e segni della stanchezza poco si può. Però, insomma, cosa vogliamo fare? Cos'è questo riflesso qua? È questa bustina? Sì, ci provo a riposarmi. Sicuramente sabato e domenica dormirò perché vedo che con un solo caffè in corpo, praticamente ovunque io appoggio il mio deretano, dormo. E vabbè, assecondiamo questa esigenza. Ci proviamo. E poi la prossima settimana sarò sempre operativa a mezza giornata, quindi gli ordini verranno fatti al mattino e poi nella metà della giornata che avanza cercherò di portarmi avanti con i progetti che sono un pochino indietro, quindi perdonatemi se per qualche giorno mancherò con i live, ma torniamo verso la fine della prossima settimana, torniamo. Se tutto va bene facciamo un progetto con Mariella venerdì. Vediamo perché abbiamo dovuto rimandare. Giovedì è festa, è la Befana, hai ragione. Vediamo cosa riesco a fare. Potrebbe essere che torno direttamente venerdì oppure che facciamo un progettino per la Befana. Ho sempre fatto qualcosina, fosse anche solo una card. Vediamo se è mercoledì pomeriggio o direttamente il giorno della Befana. Vediamo. Vediamo, vediamo. Comunque la settimana prossima mi riposerò un pochino di più nei live che comunque mi svuotano sempre la testa, ma comunque mi richiedono un impegno temporale, organizzativo, diciamo tra virgolette, nel senso calato sul senso della mia persona, però comunque mi richiedono un certo impegno. Allora la prossima settimana mi riposo un pochino, diciamo così, e preparo tutto quello che utilizzeremo poi il prossimo anno. Quindi sto finendo di lavorare sulle grafiche degli abbonamenti,
Ho finito una nuova collezione che insomma prima o poi finirò di completare anche con tutti gli abbellimenti e quindi devo lavorare anche quello. Quasi una settimana, ma secondo me torno per fare il progetto della Befana, non vi preoccupate. Magari facciamo delle scatoline, adesso vediamo. Potrei farlo mercoledì. Ho bisogno di riposarmi un pochino perché sembro Maga Magò. Lo dico anche per voi perché poi straparlo. Ci provo, mi coccolo con un po' di cibo. Ieri ho comprato una serie di dolcetti, anche se sono piena di dolcetti con tutti quelli che mi avete mandato, in gelateria. Qui, c'è, cioè, penso, in vari punti d'Italia, la gelateria La Romana. Ieri ci sono passata davanti, sono rimasta agganciata alla vetrina e quindi mi sono comprata due coccole e via. Anche se lo stomaco non è proprio esattamente tanto dell'idea, però. Ha fatto il caffè ustionante, anche il mio è ustionantissimo e quindi lo lascio raffreddare un pochino mentre vi aspetto. Allora, oggi non sono arrivate molte cose, è arrivato un ordinino piccino piccino con poche cose che trovate tra le novità sul sito e sempre tra le novità trovate le cose che stiamo riaggiornando a seguito dell'inventario. Rimedio, io ho trovato questo fondotinta di Charlotte Tilbury che è, cioè questo correttore per le occhiaie che fa veramente miracoli. Però, insomma, come dire, a un certo punto si arrende anche il correttore, ecco. Mi dispiace quest'anno non essere riuscita a fare il progettino dei buoni propositi prima, di modo da farvelo vedere prima e poi realizzarlo semplicemente durante il live, ma lo approssimiamo domani. Oggi mi sono fatta la dima di quella che sarà la bustina che conterrà i buoni propositi che devo ancora scrivere e stampare, ma lo farò oggi dopo la spesa. E lo facciamo on the go. Userò uno dei quadernetti ad anelli piccolo, quello bianco, e credo che userò la collezione dei My Twill Tales di gennaio. Così la usiamo, ve la faccio un po' vedere. Tiriamo fuori quelli che sono i puffi, quelli che sono i die cut, anche i ritagliabili, ma non ci servirà molto perché sarà un albumino molto molto semplice, di facile consultazione quando devo ricordarmi quali sono i miei buoni propositi. E quest'anno sarò un pochino più coerente, un pochino più, come dire, concreta, quindi non mi metterò in animo di voler utilizzare la Cameo perché ne ho fatta in tutto l'anno. E vabbè. E lì ci sono appoggiate sopra tutta una serie di cose che devo fare. No. Paola, mi mancava la tua richiesta per Florilash? No. Però tra un po' arriverà Doodlebug di San Valentino, spero non prima della mia collezione, insomma. Spero che mi consegnino le carte in settimana. Quindi la prossima settimana dobbiamo anche, se ci consegnano le carte, organizzare tutto per l'uscita della collezione. Vediamo se ce la fanno. Lo spero veramente tantissimo. Allora, intanto che continuate ad arrivare, io mi fustello i numeretti di Lora by Lora. Doodlebug San Valentino, sì, allora ci hanno mandato il catalogo l'altro giorno, io ho fatto l'ordine. Credo che in realtà inizieranno a spedire dalla fine della prossima settimana, però arriveranno, insomma. Oh, figurati, finché riusciamo ad aprirli i pacchi e siamo in una condizione in cui non c'è un grande intasamento di spedizioni, riusciamo a riaprirli anche al volo. Se li vedete che sembra che siano stati contraffatti, siamo noi che li abbiamo riaperti. Non riusciamo a fare quel lavoro lì, magari quando siamo sotto kit, sotto spedizione di kit, che l'afflusso di pacchi è veramente tanto, e quindi anche solo cercarlo il pacco è un problema. Allora, fustelliamo il numeretto. Così. Allora, oggi metto qui la foto di oggi, semplice semplice, che non richiede tanto, tanto lavoro, e sul retro vorrei costruire un piccolo paesaggio con la collezione Home for the Holidays, con la quale domani vi farò un regalino di fine anno, vi faremo un regalino di fine anno, uscirà il progetto di Marika con questa collezione, quindi ve lo posto poi domani, sto finendo di sistemare le ultime cose. E volevo costruire appunto un paesaggio, scusate, mi sono persa perché la svegliatitudine di questi giorni è questa. E volevo usare i pupazzi di neve della coppia creativa e questa finestrella che mi sembra bellissima, non sono sicurissima di come funzioni esattamente, ma adesso la proviamo, perché vedete che si aprono le antine. Sapete che le finestre mi piacciono tanto,
Ho fatto anche l'anno scorso, credo, una finestra nel quaderno dello scorso anno e forse anche addirittura l'anno prima. Lo dico così, sì, così, 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 colgo impreparate. Sarà il solito tutorial gratuito che metteremo disponibile sul sito. Sto finendo di sistemare le ultime cose, le foto e quant'altro, e poi ve lo carico. Allora, questa io ovviamente intaglio i pinetti, ma c'è neanche a dirlo. Guardate, ci mettiamo qua. Cosa ti ricordi del December Daily? Ho intagliato un casino. E via. Allora, magari iniziamo a segnalare. Bloccato. Cioè, la gente è veramente. Boh, vabbè. Ho eliminato un cretino, scusate. Spero che non abbiate letto. Questa gente, vabbè. D'altro canto. I cretini sono equamente distribuiti sulla superficie del globo. Ogni tanto ne capita qualcuno anche qui, ma noi li eliminiamo. Così. Voilà. Allora, tagliamo qui. Un secondo, l'ho tagliato male perché mi sono fatta distrarre. Tagliamo qui. Voilà. Allora, tagliamo ancora questo pezzettino qui. Ok, mamma mia, poracci. Allora, la foto si incastrerà qui così. Devo ritagliare ancora, intagliare ancora questo pezzettino qui, che così la faccio scendere ancora un pochino più giù. Vediamo. Ok, così. E la mettiamo qui. A questo punto mi servirebbe qualcosa per compensare da mettere lassù in alto. La foto sarebbe qua. Aspettate che mi sono persa i vostri gli altri commenti. No, forse niente. Io perdo sempre tutto, non vi preoccupate, niente di che, è un cretino. Allora, vediamo. Sicuramente metterò il mio numeretto qua. Che ho un po' deformato, ma lo mettiamo qui. Potrei mattare la foto. Non ho, beh, questo qui potrebbe essere molto simile al Basil Rain. Questo che ho qui, che cos'è? Tu sei il cachì? No, direi decisamente di no, ma il Basil Rain è quasi uguale, solo che mi spiace aprire un foglio proprio solo per quello, quindi magari la carta. Però sarebbe così bello, ma o potrei usare il Kraft, che ho usato tutto per fare le prove per l'albumino dei buoni profumi. Ne ho un pezzetto qua. Potrei usare un pezzetto di Kraft. Sì, allora mattiamo la foto, che così le diamo un pochino più di dimensionalità. Magari la faccio un po' più grande la mattatura, così poi stondiamo gli angoli o facciamo il tic, usiamo il ticket punch. E vediamo, allora la foto è 10x15, proviamo a fare 11x16. Così. E vediamo. Questo è un semplice Basil Craft. Così. Voilà. E la incastoniamo qui ed è perfetta. Sì, così va anche bene perché si ricentra perfettamente. Allora, incollo la foto sulla sua mattatura. Sa che ho lasciato un nuvo di là, vediamo se questa funziona. Buongiorno, chi sta arrivando adesso? Farò la paginetta e il retro. Non ve lo dico neanche più, che cercherò di essere rapida perché mi rendo conto che si perde di credibilità a un certo punto. Di borse della Fidelity ce ne sono ancora, non le metto in vendita perché ho paura. Cioè, ne abbiamo ancora parecchie, però non vorrei mai che finissero e poi. Però ne abbiamo, sì, ne abbiamo ancora. Sto aspettando che in realtà ho mandato ancora oggi il reminder a tutte le persone che avevano la Fidelity in scadenza per ricordare loro che se vogliono farla la rinnovino adesso, così non disattiviamo il profilo. Si è tappato tre agende. Beata te, io non so, penso che no, neanche l'agenda virtuale, perché tanto non funziona con me quel discorso, quindi così, guardate come ci sta bene, il craft ci salva sempre, eh? Voilà. Allora, poi, ciao Cristina, tanti auguri anche a te. Mettiamo un briciolino di colla qui, so che siete affaccendate in questi giorni, quindi lo capisco. Voilà, mettiamo il nostro 30 qui e in realtà questa paginetta non è che abbia bisogno di molto altro, ma io ho sempre qui queste,
un Be Joyful me lo voglio dedicare. Lo mettiamo qua. Be Joyful. Sì, gioioso, pieno di gioia. Pieno di gioia è proprio orrendo, ma neanche Google Translate. Ma vabbè, va bene così. Oh, sarebbe anche carino. Allora, vediamo un po'. Winter Wishes, mettiamolo. Mettiamo lì attraverso a cavallo di questa decorazione. Secondo me è proprio bello. Sapete che mi piace mettere le schettine sulle parti decorate a cavallo dei fiori, una cosa che faccio sempre. Ok, questa in realtà può essere pronta così. Quindi volendo potrei aver finito così, ma io ovviamente devo cambiare il tuo indirizzo. Poi. No, un SMS non puoi mandarcelo perché non abbiamo un numero che riceva gli SMS, puoi scriverci una mail, ma puoi cambiarlo tu l'indirizzo mail con cui accedi. Non puoi farlo direttamente tu dal tuo account, tranquillamente. Però non provare a mandare un SMS perché non li riceviamo, quindi usa una mail o Messenger, quelli li leggiamo. Queste scritte ci sono, sì, sono quelle di Tmall. Allora, qui vorrei costruire il mio paesaggino. Allora, non ho ancora provato a fustellare loro, quindi devo vedere come vengono. Però mi piacerebbe costruire un paesaggio con la collezione di Home for the Oldies, che ha un sacco di fogli che possono essere usati, cioè possono essere ritagliati per creare un paesaggio. Io qui ho il mio bundle personalissimo che non è ancora proprio stato tanto sfruttato, ma vediamo. Il rinnovo. Ho mandato la mail a tutti coloro ai quali scade la Fidelity tra dicembre e gennaio. Potete andare a vedere la data di scadenza perché le ho messe tutte insieme le scadenze. Andando a cercare l'articolo nella lista degli articoli ordinati, così vedete quando l'avete acquistato e dura 12 mesi. Voilà, allora c'è questo che si potrebbe usare, ma in realtà io volevo, se lo trovo, prendo quello con la slip. C'è anche questo che potrei usare. Oppure ci sarebbero anche tutti i vellum, però siccome non ho un bordo, dove sei carta con la slitta? Ti ho già usata da questo pad. Pausa lavoro finita, buon lavoro! Sì, la mail è arrivata a tutti. Se avete letto il testo della mail, all'inizio c'è proprio scritto che se avete già rinnovato, ovviamente non dovete fare nulla. Quella è una mailing list di tutte le scadenze, che ovviamente non ho aggiornato poi mano a mano, ma se ovviamente avete già rinnovato non serve che facciate nulla, non vi preoccupate. Allora, vediamo se trovo l'altra o l'altro foglio che potrebbe essere o il 16. Non lo trovo perché l'avrò già usato molto semplicemente. Adesso lo prendiamo così scelgo. Scusate, mi perdo sempre in un boh, vabbè. Allora, potrei usare questa, che sono stati proprio fatti apposta per essere utilizzati in questo modo, oppure vado a prendere l'altro foglio. Era il foglio 17 che ha la slitta, anche se forse slitta alberelli in questo caso sono un pochino troppo uno scaffale. Ah, guarda, Anna, i miei scaffali in plexiglass io li ho fatti fare da un'azienda qui che lavora il plexiglass, ma costano più di 500 euro l'uno. Io non ve lo consiglio, fateveli fare in legno. Non so se magari Roberta, che lavora anche, se può offrirci soluzioni di storage diverse. Io vi sconsiglio il plexiglass perché è carissimo ed è anche delicato. Qualcuno mi ha anche rotto una delle alette degli espositori con un carrello, quindi io ve lo sconsiglio. Ve lo sconsiglio perché è veramente tanto tanto costoso. Quando si rinnova a febbraio, intorno al 5 di gennaio, appena scrivo poi al tecnico e mi dovrebbe aver settato tutto per il 4, ma vi aggiorno quando arriva il rinnovo. Esistono soluzioni con delle griglie, ma io qui in Italia per esempio non le ho mai viste. Al momento il fornitore da cui io di solito prendo gli espositori, che sono aumentati tantissimo, costa, diciamo, il fornitore da cui di solito li prendo adesso non li ha più, e comunque quando ci sono aumentati tipo del doppio. Noi abbiamo preso all'inizio gli scaffali in plexiglass perché sono belli per l'esposizione in un negozio che è aperto al pubblico. Adesso che non siamo più aperti al pubblico non ha più
più tanto senso quell'investimento. Tra 2 ore spero di no, devo andare a fare la spesa, Lida, se no non mangio. Non voglio andarci domani, che penso che ci sarà il mondo. Il Kallax, sì, e poi una serie di inserti per le carte. Secondo me è la cosa migliore, ragazze, perché il plexiglass è tanto bello, ma ha veramente un costo esorbitante. Magari si potrebbe chiedere a... Sapete cosa potremmo fare? Io lo dico, poi Roberta mi cancellerà dai fornitori. Potremmo chiedere a Roberta se ci organizza qualche soluzione di storage e vediamo che tipo di lavoro richiede, che tipo di costi implicherebbe, che possa essere inserito all'interno del Kallax. Come la vedete? Io posso provare a chiederglielo. Vediamo, ti ha messo un'indelebile in lavatrice. Oh my god. Vabbè, io ho lavato un paio di auricolari dell'iPhone in lavatrice, per fortuna non gli AirPods. Però sì, non hanno retto secondo me l'asciugatura. Ritengo che sia stato quello il processo che li ha danneggiati. Sì. Allora, usiamo questo qua. Così poi mettiamo la finestrella. Allora, mi taglio a filo, che così sono più comoda per ritagliare. Questa parte qui. Ah, Lida, su, via. Tagliamo a filo qua e adesso ritaglio semplicemente il bordo. Qui taglio a filo togliendo la cimosa. Anche di più. Anche un filino di più. Così. Roberta, glielo chiediamo. Magari si potrebbe pensare ad una soluzione di storage in in plexiglass, scusatemi, momento logopedico, da inserire dentro il Kallax. Potrebbe essere una cosa molto carina. Da mesi, sì, guarda, io prendevo gli espositori, quelli in griglie per la carta, adesso me ne servirebbe recentemente uno per gli A4, per quelli della Tailored, ma non c'è verso. Era tornato per un brevissimo momento, ma era raddoppiato di prezzo. Che uno dice, vabbè, magari mi accontento dei miei scatolottini. Quindi, vabbè. Allora, ritagliamo. Questa striscia ci servirà tutta, perché le nostre paginette sono 12 pollici, tra tutti e due. Allora. Così. Poi magari cerco di entrare anche lì a ritagliare dopo che ho fatto tutto il bordino. Cosa c'è, Antonella? Che è successo? Mi sono persa il messaggio. No, cosa è successo? Adesso non lo trovo più. Ah, mamma mia, un infarto. Come sta? Oh, mamma mia, misurati col Covid. Ma è una brutta bestia. Quest'anno a me, per esempio, hanno scritto che anticiperanno la terza dose di vaccino che avrei avuto il 3 di febbraio, ma me la anticipano per fortuna, così non devo arrabattarmi io per trovare una soluzione un po' prima. Ma povera, immagino. Ma tuo papà come sta? Io intanto ritaglio, eh. Ah, in legno. Il Kallax, vuoi saperlo davvero, Nadia? Se tu apri il sito IKEA, è un mobile modulare fighissimo che viene usato in quasi tutte, credo, le scrapbook, quelle che vediamo dietro cui sbaviamo, tutte ordinate, insomma. È un modulare IKEA quadrato in cui si alloggiano perfettamente le carte 30x30, che ha un sacco di soluzioni di storage, quindi ha il cesto, ha gli scaffali, ha anche le antine. È bellissimo, giuro che IKEA non mi paga, però mi piace molto. Quando avrò casa, arrederò tutto IKEA, penso. È uno stile che mi piace tantissimo. Certo, dovrò farmelo montare tutto perché non sono assolutamente in grado di montare i mobili, mi avanza sempre qualcosa. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Imprognosi, mamma mia. Ti mando un abbraccio. In questi casi non c'è molto altro da dire. Se ne volesse andare questo anno di e lasciarci tutti un po' in pace. Voilà. Allora, provo a intagliare qui in modo da scavare questo pezzetto qua. Così. Ok. E questo rimane così, ok?
Ok, adesso lo tagliamo a metà, esattamente a 6 pollici, perché quella è la larghezza. Io mi sono fatta un negozio, sì. Il giorno che dovremo andare via da qui, sì, sarà interessante organizzarsi. Tagliamo a 6 pollici. 6 pollici. Così. Tagliamo fino in fondo, però, appunto, 6 pollici, che altrimenti... Così. Non so, Nadia, se ci ringrazierai dopo averlo visto questo mobile. Allora, a questo punto, qui su, teniamo solo le due paginette, che così 50 euro la spedizione. Ma va da momento a momento la spedizione, eh? Durante il primo lockdown era impossibile, ma prima o poi da qui bisognerà andarsene, non ci stiamo più. In qualche modo bisognerà fare. Allora, così, scusate, questo pezzo qui e questo pezzo qui. Prima di decidere per lo sfondo, che in realtà mi sarebbe piaciuto mettere lo sfondo blu, anche se qua questo starebbe bene lo stesso, in realtà sì, no, però poi ci mancano tutti dei pezzi. Allora, e poi non avrei avuto bisogno di ritagliarlo. Allora, facciamo una prova a tagliare questa e poi proviamo i pupazzi di neve. Adesso romperò la bustina. Mamma mia, vabbè, poi questa pazienza, poi la sistemiamo. Allora, abbiamo la cornice che ci taglierà, immagino, vediamo dietro, lo buttiamo, scusatemi. Ok, allora, questo ci taglierà, immagino, ah, perché sono da tenere unite insieme, è perché le abbiamo fatte separate, allora? Ah, per decidere, va. Non lo so, allora adesso le fermo sul piano. La big. Io una vita che non vado all'IKEA perché c'è troppa gente, c'è veramente un macello di gente. Così lo fermiamo con un pezzettino di washi. Cerco di prendere, voilà. Tutta là. Allora, la mia idea iniziale era di mettere qui dietro uno sfondo blu, ragion per cui forse avrebbe senso che io tagliassi la finestra in bianco. Facciamo una prova. Sì, io direi che la potrei tagliare in bianco tranquillamente. Vediamo un attimo nei miei avanzi di carta se ho una striscia abbastanza larga. Vediamo. E poi qui volevo mettere un paio di pupazzi di neve, però prima li montiamo, vediamo. Se riesco a prendere questa striscia di carta, arrivo. Ok, allora. Guardate, ci sta giusta, giusta, giusta. Facciamo un taglio. Voilà, e vediamo come viene. I pupazzi li potrei mettere che si affacciano dalla finestra. E Kallax, beh, ma a me piace, eh? Ed è una soluzione pratica ed è modulare, tra l'altro, ed economica. Allora, vediamo un secondo questa finestrella come si presenta. Oh, vabbè, ma è deliziosa. Sì, va tagliata insieme. Adesso togliamo tutti questi. Guardate qui. C'è il tratteggio, quindi bisogna cercare di piegarlo. Adesso mi appoggio meglio, però vedete, si apre. Noi adesso ci appoggiamo qui e piano piano faccio bene la piega. Così. Vedete? Poi la di modo che sia apribile agevolmente. Vedete? È bellissima. Oh, vabbè, ma è deliziosa! So che è un po' grandina per questa parte qui. Allora, o ne uso solo una parte, perché sopra qui è un po' tanto grande. Potrei metterla qui sopra aperta. E
potrebbe essere una cosa così. Vediamo. Allora, a questo punto, prima di fare i pupazzi di neve, fatemi fare una prova. Taglio quello che avevo intenzione di utilizzare come sfondo, quindi il blu della collezione. Questa fustellina la lascio lì. Raccogliamo solo tutti questi pezzetti qua. Vabbè, è deliziosa. È un peccato perché dalla foto del prodotto non sempre si evince solo quello che si può ottenere. Quindi, allora, tagliamoci un 2 6x8 da qui, che così, voilà, 8 pollici diviso 2, 6 e 6. Così abbiamo tutti gli spazi coperti e non mi devo preoccupare. Si vede poco il bianco, ma adesso ci mettiamo questo sotto, poi lo foriamo ovviamente. Come mai tu non sei? Perché ho tagliato male? Come mai tu non sei 8 pollici? Perché avrò tagliato male? Vabbè, non importa. Così e così. Mi sono persa tutto quel pezzo lì. Vabbè, magari lo rifilo. Quindi così. Qui magari mettiamo un pochino di spessorato, tanto ormai siamo al buono. E questa potrebbe essere la finestra che noi inseriamo qua. Potremmo lasciare entrambe le ante aperte in questo modo. Adesso qui non ho fatto bene la piega, però poi la riprendiamo, la centriamo meglio ovviamente, insomma adesso vediamo come sistemarla, però potrebbe essere carina. Divisa a metà, dite? Non so. Potrebbe anche essere un'idea, eh? Allora, ciao a chi sta passando di qua, tanti auguri, se non ci vediamo domani. Non era perfettamente a 4, ma quella che ti abbiamo dato noi, io l'ho fatta tagliare addirittura. Ah, ma perché non ho tagliato bene questa, ecco perché, madosca, mi hai preso un colpo. Quindi sto vendendo delle carte che non sono a 4, che non sono a posto. Ok. Perché io mi dimentico sempre, sto usando le prove di stampa e quindi magari non sono tagliate benissimo. Allora, questa adesso poi decidiamo se metterla al centro o non al centro. Facciamo una prova con gli omini, i pupazzi di neve della coppia creativa. Forse li avevo provati lo scorso anno, ma poi non avevo, non li avevo utilizzati, non so come mai. Però adesso ci prendiamo tutti i pezzi. Spostiamo un secondo questo, non ho incollato nulla, quindi poi possiamo assolutamente decidere come sistemarlo. Lo poso qua in vista, così non lo perdo. E prendiamo un altro avanzo di bianco e ci tagliamo. Questi sono i maglioncini, cappello, vediamo un po'. Questo qui lo possiamo togliere, dovrei prendere le tronchesine, sarebbe una buonissima idea. Allora, immagino che questi vadano staccati, chi lo sa, oppure sì, vanno staccati per forza. Allora, se vedessi le tronchesine, ma adesso sono sepolte, secondo me, cerco di fare attenzione. Allora, facciamo una prova e vediamo come viene, e poi li vestiamo. Ho a disposizione il rosso della collezione, che secondo me è perfetto, poi c'è anche il beige. Occhio alle dita, non ci sto provando e non sto usando le forbici perché le tronchesine non so di preciso dove siano. Allora, fustelliamo questi due, mi sembra di non aver bisogno di nient'altro nel bianco. Quindi in questo avanzo di carta sono nella collezione Home for the Holidays, e che il pacco di carte c'è nel prodotto contenitore, quindi sì, non ci sono i singoli fogli. Io adesso ho usato la numero 11, che è la carta che è la carta blu, e quella sotto è la numero, ma se avete il pack è quello lì, è la numero 1, la carta che ho ritagliato e che ho messo lì. Devi recuperare due live. Guarda, ho blaterato tanto. So che in questi giorni siete meno presenti nei live, ma io continuo lo stesso, tanto si possono recuperare in qualsiasi momento, ma siamo tutti affaccendati, insomma, per la fine dell'anno. Io semplicemente per pigiamarmi domani pomeriggio e aspettare di vedere che non, spero che non sparino, insomma. Solitamente il mio capodanno è rassicurare i gatti, purtroppo. Allora, vediamo come sono. Allora, abbiamo una cornice esterna che fa il corpicino, abbiamo faccione e pancino che incastreremo semplicemente dentro, così e così,
e così. Quindi si può usare anche solo l'outline, bellino, così. Poi, io sono innamorata di questi maglioncini. Proverei a farli tutti e due rossi, oppure potrei provare a prendere un pezzettino di beige della collezione e potrei tagliarli nel beige. Cosa ne dite? Abbiamo anche questi e abbiamo anche le sciarpine. Allora, facciamo, questo lo teniamo di qua. Ho perso uno dei visini, no, è qui. Lasciamolo su questa parte che è meglio. Allora, ho qui una. Vado a prendere il rosso e il beige di questa stessa collezione, che tanto si sposano bene con i colori che ci sono, e facciamo due prove. Aspettate. Allora, tagliamo una striscione di beige, un pezzettino, tanto ce ne basta un pochino, e un pezzettino di rosso. Così vediamo come vestirli. Potrei anche farli tutti semplicemente in rosso, perché in effetti in questa pagina di beige non c'è nulla, ma potrei decidere poi di mettere delle stelline, che sono gli elementi decorativi che ci sono nei die cut, quindi. Allora, li fustelliamo tutti. Anche le sciarpe, sia nel rosso che nel beige, e poi facciamo i mix and match. Ok, spostiamo tutto questo ambaradan di fustelle. Sì, e ne perdiamo un paio nel contempo. Allora, la fretta non va mai bene. La fretta fa i fustellati storti. Così. Portare di sotto gli occhi. No, il microfono. Devo averlo in salotto da qualche parte, sì? Sì. Maybe. Ne avrei tanti di buoni propositi. Adesso devo buttarli giù perché me ne serviranno almeno. Vorrei farne almeno 6. Ottimisticamente parlando. Allora, ho tutti i vestitini. Prendiamo il 2-in-1. Non usi il kit, Natasha? Ti metto in contatto con Simone subito. Oh, vabbè, ma guardate che meraviglia! No, vabbè, ma ne vogliamo parlare? È adorabile! Poi possiamo decidere se mettere le sciarpine a questo punto di un altro colore. No, vabbè, adesso li fustelliamo anche nell'altro colore. No, guardalo. Oh, vabbè, meraviglioso. E questo maglioncino qua? Dove vai? Questo cuoricino è attaccato. Vabbè. Sono innamorata. Perché non li ho aperti prima? Per farci un milione di tag. Allora, tiriamo via il cappellino anche di questo. Adesso li rifustello tutti anche nel beige, così posso mescolare gli elementi. Un amore. Solo che forse mi sono lasciata un po' troppo poco beige, una striscia un po' stretta. Vediamo. Qui la mia. Diciamo che lo facciamo partire da qua perché è più corta. Allora, così. Così, così e così, sì, ci stanno tranquillamente. Sono deliziosi. Allora, vado e fustello. Allora, il cappello mi è uscito, vabbè, al limite lo rifustello o uso quello rosso, adesso vediamo. Tra l'altro qui ci sono incastrati i bottoni rossi, quindi li potrei poi. È un lavoro certosino. Oh, guardateli, qui sono rimasti incastrati dentro, hanno il faccino. No, non hanno il faccino. Sono io che vedo faccini? No, ma mi sembra proprio che abbiano un faccino. Ditemi che anche voi vedete un faccino qua. Allora, tiriamo via tutti i
i bottoni, faccino, non faccino, non credo riuscirò a rimetterli dentro, però vabbè. Questo qui purtroppo è uscito, quindi non è completa la fustella, potrei sempre tacconarla, ma sì, possiamo anche tacconarla assolutamente. Allora, stacchiamo questi, poi ci fustelliamo il resto che ci serve, che sono occhietti, nasino e bocca. Ok. Così poi semplicemente li assembliamo. Hanno il faccino, sono bellissimi. Vabbè. Mettiamo qui dentro le cose che non devo perdere. Così. E questo. Allora. Sospetto che questi vadano fustellati, cioè forse avrei potuto, allora se non fossero stati da togliere non si sarebbero potuti tagliare, però qui abbiamo gli occhietti, il nasino e la boccuccia, che a questo punto io fustellerei tutto nel craft, un pezzettino di craft. Guardate, ne prendiamo un pezzetto. Hai scoperto il testo aggiungere. Mi dispiace, però era una funzione che sul mio sito serve assolutamente. È indispensabile. Dopo la funzione di pagamento è quella che viene usata di più. Così, ok? E fustelliamo e vediamo. Di questi me ne servono solo due, quindi dopodiché posso assemblare. Anche qui sarebbe stato intelligente usare, anche se questo coso qui sul biadesivo mai più. No, beh, questo fa solo l'intaglio. No, può fare solo l'intaglio questo. Fatemi riflettere. Potrei ritagliare i pupazzi di neve tipo in craft, così che sotto si veda, no? E quindi qui gli mettiamo gli occhietti sul faccino, perché altrimenti non ha molto senso. Queste sono le braccine. Secondo me non ha molto senso, altrimenti. Allora, facciamo così. Li fermiamo con il washi. Tagliamo un altro pupazzo di neve in craft, le testoline, di modo da potergli attaccare sotto e che quindi rimangano in automatico così colorati, perché secondo me, cioè, non lo so, sicuramente ci sono dei video in cui si fanno vedere come usarli, ovviamente non li ho guardati. Ma a noi servono queste due testoline qua. Una la tiro via da qua e una, anzi il contrario potrei fare. Così, aspettate, tagliamo prima questo, che così ci aggiudichiamo il pezzo che ci serve, e poi fustelliamo i visini. In realtà forse non si dovevano togliere il nasino e la boccuccia da lì, però vabbè. No, non è laborioso, bisogna solo fustellarli. No, 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 tranquille. Adesso vediamo. Poi magari c'è un modo molto più semplice, io semplicemente non l'ho intuito, eh. Mi capita spesso. Allora. Quindi abbiamo. Vedete, proviamo. Se io qui tolgo questi, a parte che si può usare anche così, ma se gli voglio dare la profondità, e non sei tu la testolina, ma sei tu, è a posto. E io lo metto qua. Sei tu? Sì, adesso li incastoniamo, togliamo solo questo. E lo mettiamo qui e l'altro che è qua. Ok, allora non li incollo ancora da nessuna parte, anche se il contorno serve da guida e bisognerebbe attaccarlo da qualche parte per formarlo, ma proviamo semplicemente ad assemblarli e attaccare i vestitini, insomma a vestirli. Vediamo, in realtà il maglioncino probabilmente li tiene uniti sulla struttura. Allora, quindi questo qui.
va incollato qui sopra. Metto due puntini di colla e lo faccio combaciare. In realtà, sì, lo combaciano perfettamente, sì, anche se non fosse venuto perfettamente pieno il taglio, non avrebbe avuto grande importanza, perché l'importante è coprire la parte del visino, che andrà collocata, andava fatta questo ragionamento. Ah, vedete che non ci ho pensato, non andavano tolti, perché adesso io ho tagliato il visino un po' storto, perché tu andavi messo giù, fatemi vedere, ah, ho sbagliato a tagliarle, ragazzi. Come andavi messo giù tu? Qua così? Ma sei tu? Ah no, certo, potevo stare qua fino a domani a cercare di collocarlo qui. Era questo. Ok, quindi con te sotto, così. Scusate, avevo sbagliato corpo. Mi sento molto Dexter Morgan nel dire tutto ciò. Questo lo mettiamo qui. E adesso posso mettergli il vestitino. Il vestitino secondo me li terrà attaccati. Gli mettiamo il maglioncino rosso. Ok. E lo lascio lì un secondo. Se gli voglio mettere... Guardate. Così. Se voglio mettergli il cappellino... Queste sono ancora qui e dobbiamo ancora sistemarle. Se voglio mettergli il cappellino, io dovrei averne uno beigiolino che è qua. Forse se glielo metto rosso è meglio. Sì. Guardate. Questo tiene unite le varie parti. Così. Le braccine. Io direi che sarebbe stato l'ideale metterle, farle con il biadesivo. Però in realtà adesso io gliele attacco qua, qua dietro, ragazzi. Così. Dovrei tagliarne un altro set di queste. Così. Sì, ma la mala peggio si rifustella. Non succede. Fortunatamente non possiamo fare grandissimi danni, ecco. Mi sono serena. Ok, è un po' sbilanchino, ma ci siamo. Se volessi mettergli la sciarpina, la sua sciarpina probabilmente è questa. Però mi copre il cuoricino, quindi niente. O sei tu? Ah, è sua. Oh, guardatelo, che bellino. No, questo qui è là. Questo è il collo. Che prende giusto giusto qua. Adesso lì c'è la colla, ma si asciugherà. Ah, dimenticavo che stavo zoomando, quindi... Ok, proviamo a montare lui. Che ha il faccione qua così, che va posizionato qui e quindi entra perfettamente. Posso mettere un po' di colla e tac. Non ho pensato che effettivamente la faccia andava calibrata, scusate, è proprio da me questa cosa. Così, poi abbiamo il corpiccino qua, così. A lui a questo punto mettiamo il giacchino, questo qua, e la sciarpa. In realtà lui forse ha solo il fiocchetto qua così, che però copre i bottoni e non mi sconfinferà tantissimo, quindi gli lascerei il giacchino così e il cappello. Tac. Ma sono carini. O gli mettiamo il giacchino rosso anche a lui. Scusate, non sono fermi, quindi, però mi sembra delizioso. Non so se riuscirò a metterli scusatemi sulla nostra pagina. Adesso proviamo. Ma sono bellissimi. Scusatemi. Così. Poi un po' di colla qui. Oh. Buongiorno. No, vabbè. È bellissimo. È veramente bellissimo. Allora, devo fustellare le manine anche per lui. Ormai l'ho incollato, però sono così carini e si staglieranno contro lo sfondo blu, quindi secondo me potrebbero comunque stare bene. Tagliamo le manine anche per lui. Qua, un pezzettino di craft. Non
credo che su questo si possa montare questa sciarpa qua, ma proviamo. Perché vedete, ha il collo molto più stretto. Lui ha il collo giusto per questa misura qua, quindi questo fiocco qui immagino che sia per questa maglia. Però non glielo metto, non gliela metto. Non glielo metto, scusatemi. Allora, braccino e mettiamo via le fustelle prima di perderle. Che già non vedo più la bustina. Eccola. Ah, vedete, li ho invertiti. Su quello piccolo in realtà ci andava questo cappello. Ci ho beccato sui maglioni. Questi chi lo sa? Vabbè. Il 25 gennaio mi piacerebbe. Mi sarebbe sempre piaciuto. E adesso ho perso la fustella. Mi sarebbe sempre piaciuto, eccola qua, fare qualcosa il 25 di ogni mese che riprendesse Natale. Vediamo se quest'anno, io non mi sento di fare nessun tipo di previsione su questo anno in arrivo. Quindi, vabbè, vediamo come va, eh. Poi ci riparliamo. Allora, in realtà però tu hai i guantini? Hai i guantini? Vabbè, io gli metto lo stesso le manine. Prende freddo, se no. Così, e poi qui mettiamo questa. Ok. Credo di averle messe al contrario. Vabbè, vediamo se riesco a collocarli nella. Io trovo cose nel carrello. Ma se ho pubblicato, c'erano un kit per tipo, li avete comprati in N. E quello purtroppo è normale, capita, non frequentissimamente per fortuna, però capita che se alcune persone chiudono il carrello contemporaneamente, il sistema non ha il tempo di fare la verifica sulla quantità in stock e quindi permette la chiusura di carrelli anche se uno dei prodotti è finito. Quindi quello che noi facciamo di solito è guardare chi ha ordinato prima, è questione veramente di secondi, però chi ha concluso prima la transazione secondo WordPress. Mi spiace, però quando ci sono poche cose purtroppo è abbastanza comune. Allora, non ve ne abbiate a male. Così, adesso qui non ho ancora incollato, vabbè, potrei incollare queste che tanto insomma non ci creano problematiche, intanto loro si stabilizzano. Dei fiori, no? Così incolliamo. Così. E che adesso che stiamo facendo un po' di pulizie e riordino, mi saltano fuori magari ordini o che non abbiamo disfatto per tempo debito, o che sono rimasti lì ingestiti per un sacco di tempo, allora li sto disfando mano a mano. Così. Poi abbiamo loro. Saranno così e verranno spessorati un pochino. La finestra che dobbiamo decidere se mettere qui a metà, anche se in realtà a metà non mi consente di essere infilata. O lasciamo un'antina chiusa, che è solo questa che si apre un po'. Allora, qui dobbiamo fare la piega. Aspettate che la facciamo, che così mi rendo conto un pochino meglio. Allora, la cornice che avete intorno è piccolina, eh. Io vi suggerirei di fare un passaggio con la taglierina a rinforzare la cordonatura. Voilà. Così. Allora, potrei dividerla a metà la finestra e lasciare che una parte si apra. Vediamo di metterla il più in alto possibile. Potrei anche pensare di lasciarla aperta, quindi al di fuori, a prescindere, così. Quanto spazio mi dà? Sì, potrebbe quasi farcela, così. Così. Potrei lasciarla aperta. Vediamo qui come siamo messi. Questa dobbiamo lasciarla chiusa. Vediamo dove collocare gli amici, perché magari non ci stanno, perché abbiamo dimensioni un po' così. Allora. Stai chiusa un attimo per cortesia. Oppure la teniamo chiusa. Beh, loro potrebbero serenamente stare qua, si sposano perfettamente, oppure uno lo potrei mettere che guarda da lì fuori. Allora, ho la finestra, la lascio qui.
e metto da qui dentro i nostri amici, oppure li metto nel bordo e la finestra, no, sembrano in galera così, sembrano assolutissimamente in galera. No, adesso faccio i fori, sì sì, poi questo qui lo spessoriamo un briciolino. Allora prendiamo la pinza così. No, questa è la pinza da 1,5, prendiamo quella da 6, eccola qua, così, ancora qua, così. Adesso devo rimettere la carta nell'ordine giusto, così. Ok, allora, qui dovremmo poi fare un altro foro. Eh sì, allora attaccherei questi prima, anche se a questo punto non so se attaccarli. Allora, mi dispiacerebbe non aprire le ante, però forse in realtà la soluzione migliore potrebbe essere questa, questo qui dietro e quest'anta che si apre così, quindi scentrata. È un po' triste, scentrato, vero? No, lui lì no, lui potrebbe stare qui. Scentrato non, ovviamente non mi piace, quindi che cosa possiamo fare? O elimino quest'albero. Mi sembra una soluzione un po' drastica, vero? Però se eliminassi quest'albero non avremmo questo problema. Potrei tenere questa qui più centrata. Lo elimino, non vi do il tempo di reagire. Chiudete gli occhi. Non succede niente. Ah, come se non ci fosse mai stato. Ah, via, successo niente. Va, guarda, sembra fatta apposta. Questa chiusa qui, quest'antina, e quest'anta aperta, così può stare al centro. È perfetta. No, la finestra mi piace, la finestra mi piace. Abbiamo tolto un alberello ed è perfetto. Questo qui, uno dei due, lo mettiamo qui a lato. Ed è come me l'ero più o meno immaginato. Allora, prendiamo un pochino di spessorato che metterò solo qui. E poi andrò a rinforzare... di nuovo in isolamento, davvero? No. Compagni positivi? Oh, mamma mia. Mai più finita. I due, se inverti i due paesaggi, ma sono uno, cioè, conseguenziale all'altro, non posso invertirli. Allora, adesso faccio i fori, lo so. Scusate, è entrata una telefonata, ma l'abbiamo chiusa. Ok, quindi una volta fatti i fori, dopo che ho collocato la finestra, andrò a mettere qualche piccolo spessore per povero alberello, lo so, però è stato veloce, rapido, non ha patito dolore, poi magari lo guardate, cioè lo mettiamo qui dietro, guardate, lo tagliamo e lo inseriamo lì, non succede niente. Vorrei rassicurare gli animi. Tagliamo un altro pezzettino di biadesivo. Dicevo, rinforzerò poi qualche parte qui per dare un pochino più di sostegno a tutto il paesaggio, ma prima devo aver collocato anche la finestra. 5. Mamma mia. Ok. Allora, qui mettiamo il biadesivo lungo tutta questa parte qui, la cornice più sottile. Non la metto sul resto. Allora, la mia idea era di collocarti qua così. Poi quella diventa trasparente, quella con la nuvo, quindi non ve ne preoccupate. Questa parte qui starà chiusa e questa invece si potrà aprire. Adesso la faccio solo aderire bene. Con i pinguini cinici. Bene. Ups, l'ho messa tutta storta, scusatemi. Ok. Così, teniamo fermo un attimo. Queste macchie di colla poi diventeranno trasparenti. Ok, allora, io ho bisogno di un pochino di sostegno di biadesivo lì, ma proprio un briciolino. Così, una punta lì. A
fare un ordine, a non farlo spedire, ce lo scrivi nelle note. E puoi usare l'opzione di aggiungi ad ordine esistente, così sappiamo che vuoi aggiungere o comunque non si generano le spese e si vedrà se hai necessità di aggiungere le spese quando sarà il momento. Così. Però usate il campo note per questo tipo di comunicazione perché è il modo migliore per avvisarci del fatto che non volete che venga spedito. Scrivetelo nelle note, noi quelle le leggiamo sempre perché ci vengono stampate insieme al riepilogo d'ordine. Ok? Così. No, non ti incollare perché io volevo che tu rimanessi aperta, non ci siamo capiti. Ok, così. Perfetto. Quindi metto via questo rotolone. Vediamo dove collocare questi due amichetti. Allora, l'alberello, ve lo giuro, adesso lo incolliamo qui, qua dietro, qui, così. Adesso vediamo dove metterlo, penso più di là, lo tagliamo, ne tagliamo un pezzetto qui di modo che sembri proprio fatto di proposito. Allora, uno qui e uno qui. Questo qui mi sembrerebbe esagerato, sinceramente, non ce lo vedo. Ma qui sì, e questo qui. Una cosa carina che potremmo fare, ma adesso prendo i die cut e decoriamo. Prendiamo una prima la taglierina e sistemiamo questo alberello così non abbiamo problemi. Allora, tagliamo dritto, così. Questa parte dritta la vado a, scusatemi, ad allineare al bordo della pagina, così che sembri fatto di proposito. E nessuno si accorgerà mai che l'abbiamo spostato. È un po' come quando non mi venivano i conteggi dei ricami di punto croce e mutilavo alberi. Stessa cosa. Vogliamo spessorarli un pochino, questi due amichetti? Ma sì, un po' di spessorato non si nega a nessuno. Abbiamo un sacco di spazio in quest'ultimo binder. Allora, qui ne mettiamo uno strato solo, non esageriamo. Così mi tiene ferma la finestra. E un altro pezzettino qui. Ok. Sono un amore questi, sì. Se avete dei nuvo, potete fare i bottoncini, per esempio si potrebbero fare i bottoncini bianchi qui. Questo l'ho messo troppo in alto, aspettate, così, così. Si potrebbero fare i bottoncini bianchi che sono perfetti. Una cosa che vorrei mettere qui, e adesso la trovo nei die cut sicuramente, è questo decoro che c'è all'interno della collezione, questo, ce l'abbiamo come die cut. Ma in realtà mi servirebbe anche per tenerlo fermo. Proviamo. Questo elemento qui dovrei averlo anche nei die cut. Vediamo se c'è nei die cut che ho avanzato. Adesso mi prendo la bustina degli Alanzi, che è qua. Ma ho anche una serie di chipboard, una serie di puffy stickers avanzati. Qui ci sono tutti gli avanzi. Se no lo ritaglio. Fatemi vedere se ho altri avanzi. C'è ancora un puffy tutto intero, dove però non c'è quell'elemento lì. Scusate, ma voglio quello, ho deciso. Vediamo se c'è qua, se no posso anche ritagliarlo, però no, nei puff abbiamo detto di no, nei chipboard sono abbastanza sicura che ci sia, è lì, però l'ho usato sempre perché l'ho usato sempre perché mi piaceva molto. Vediamo se mi è avanzato qui. Questi sono i miei epoxy. Qui ci sono intanto le stelline, scusate, anche i baffi potrebbero essere una bella idea. Tiriamo fuori le stelline, un po' di enamel dots e vediamo se ho. Allora, le luci di Natale sicuramente le possiamo mettere, le stelline le sto tirando tutte fuori. Guardate, abbiamo altri alberelli per riempire se volessimo. Candy cane, alberello, alberello. Una grande stellina di Natale. E però quegli elementi decorativi lì mi piacciono particolarmente e evidentemente li ho usati tutti. Allora, potrei prendere un altro pacchettino di die cut e prenderlo da lì, perché forse il chipboard è un po' troppo spesso. Voi cosa dite? Se riesco a portarli via, ok. Allora, scusate, ma raggruppo qua le cose. Quindi potrebbe essere che tu mi stai qui così, poi
un paio di stelline, di fiocchi, li mettiamo qua così, e lì potrebbe esserci quell'elemento decorativo. Poi due enamel dots, un button e abbiamo fatto. Potrei ritagliarlo, sì, però vediamo. Sono abbastanza certa che qui dentro ci sia. Vedete, aprire un pacchettino di die cut solo per quell'elemento decorativo lì non vuol dire usare gli avanzi, avete ragione. Ma io sono sarda, sono abbastanza testarda e lo vorrei tanto. Apriamo, poi alzeremo ancora questa collezione. Scandagliamo e cerchiamo, non ditemi che non c'è, ma sono abbastanza convinta che ci sia. Eccolo qua, eccolo qua. Potrei metterlo qua così, ditemi che non è la morte sua. Sì, assolutissimamente la morte sua. Un pochino di colla e lo teniamo lì. Ok, poi abbiamo altre stelline qui. Ok, cosa abbiamo qui nei buttons? Sono tutti troppo grandi, non c'entrano tanto, quindi i buttons li mettiamo via. Ma nei puffy stickers abbiamo un sacco di stelline, palline con cui decoriamo. Fiocchetti di neve, e abbiamo fatto. Voilà. Hai finito di sturare? negli usati i die cut no, i consumabili non li metto. Li metterò, quelli che avanzano dopo che abbiamo finito di usarli, nelle bustine con i ritagli che distribuirò dopo che abbiamo finito tutto questo progetto. In realtà l'idea è di fare la giornata del primo di gennaio, con il primo live utile, che potrebbe essere quello della Befana, che non so se farò mercoledì o giovedì, vediamo. E poi in un altro live o in quello stesso. Ritagliato non sarebbe venuto sagomato bene uguale, lo so, non dite niente. E poi vorrei decorare i dorsini dei binder, dei quattro binder, e mi mancano ancora due binder con le pagine interne, ma ho delle foto stupide stampate con Snapchat e fatte con Snapchat e poi ritoccate con Toon Me, che secondo me sono perfette, e quindi le userò in quel modo lì. Questo non c'entra niente, questi sono gli avanzi. Io metterei ancora due namelini di questi bianchi glitterati che fanno neve. Non so se si vede dalle foto, non si vede che sono bianchi glitterati, ma sono bianchi glitterati. Così, e vediamo se a lui possiamo. Ah, guardate, uno, due e tre. Dove vai? Vieni qui. Basta. Posso mettere una scrittina che potrebbe essere sempre quella, potremmo sempre prendere quella di Tim per non aprire nient'altro. Vediamo, Peace on Earth, Holiday Magic. Ne ho una che è praticamente non aperta, vero? Vabbè, Holiday Magic. Lo mettiamo in un posto dove non disturbi i fori. Così, semplice, non è niente di che. Ma questi mi sono capitati tra le mani l'altro giorno mentre cercavo una fustella che non trovavo. E credo di averli aperti lo scorso anno, perché li avrei voluti usare per fare delle tag. Poi tra una roba e l'altra evidentemente non ce l'ho fatta. E non li avevo neanche mai provati. Cioè, forse li avevo provati perché dentro c'era questo, ma non ne ho assolutamente memoria. Quindi è come se li avessi provati la prima volta. Vedi le gioie dell'arteriosclerosi. E sono carinissimi. Sono carini per fare delle tag. Non ho fatto in tempo a provare neanche il Polar Bear di impronte d'autore, che in realtà vorrei tanto provare, perché anche quello mi sembra veramente delizioso. Ma non è detto che a gennaio non ci mettiamo lì e le proviamo lo stesso. Il 30 l'ho messo nella pagina prima, l'ho messo dove c'è la foto. Aspettate che metto via questi un secondo. Adesso riprendo in mano il quaderno. Voi tutti qua. Allora, guardate, l'ho messo qua. E c'è un errore di battitura nell'addio al 2021,
non sarebbe mio se non ci fosse un refuso. Non so se nella versione stampata finale l'avevo fatto togliere perché non ne ho più. Speriamo bene, se no copritelo con un tacun. Cosa devo dirvi? Allora, siamo qui. Lavi poco così stiri poco. Ha una stirella bomba, anche noi abbiamo una stirella di quelle super powerful e quindi in realtà è più facile. Allora, questo è il retro di oggi, che clean and simple non è, però mi faceva piacere provare questi perché sono veramente deliziosi, ma le fustelline della coppia creativa sono sempre molto molto carine, quindi devo essere un po' più costante nel trovarle quando arrivano, così almeno non mi perdo il gusto. Questa è stata ferma qui nel mio stash, diciamo. Il refuso c'è ed è molto me, vabbè, cosa vuol dire la dislessia, questa roba. Allora, mi mancano da fare gli interni delle pagine, anche su quello prima, esatto, che adesso poi vorrei. Qui mi piacerebbe in realtà anche solo un bordo di fiocchi di neve, secondo me sarebbe perfetto, perché col craft mi piace molto il contrasto col bianco, quindi potrei anche decidere di mettere semplicemente una bordura di fiocchi di neve qui. E sugli altri vorrei attaccare invece quelle foto di cui ho detto, fatte con Toon Me, prima con Snapchat e poi ritoccate con Toon Me, che sono il cartunoso, insomma, come lo scorso anno. Cos'altro? Domani vorrei fare l'albumino dei buoni propositi, quindi in realtà credo che domani metteremo la foto qui. Questa parte qui me la lascio per le foto che potrei fare il 31 dal divano, ovviamente, perché non ho esattamente grandi piani. E questa è quella dell'1, quindi la facciamo, lo finiamo la volta successiva. Domani mettiamo questa fotina qui e cerco di fare l'albumino dei buoni propositi. L'albumino dei buoni propositi sarà super semplice, vi faccio vedere il prototipino. La bustina sarà leggermente più corta, poi metteremo qualcosa qui in copertina, però farò 5-6 bustine così, questa è solo la matrice per i fori, fatte con la envelope. Sono indecisa se far sì che si chiudano oppure rigirare in qua il flap, ma credo che lo taglierò e farò in modo che qui dentro, adesso qui non c'è, ma c'è un bigliettino che tirerò fuori su cui ci sarà stampato il buon proposito. Sarà molto molto semplice, penso di fare 6 bustine, una copertina e userò i materiali del kit dei Maple Test del 2020. Penso che sarà una cosina così molto semplice. Il tempo di pianificare con grande anticipo quest'anno non ce l'ho avuto, portate pazienza. E in realtà non dico che sono stati tutti fallimentari i buoni propositi dello scorso anno, però mi piace un po' a fine anno cercare di tirare le fila di quello che è stato l'anno in corso, anche se di quest'anno, devo dire la verità, avrei fatto a meno di tante cose che sono capitate, ma vabbè, sono capitate lo stesso, quindi boh. Ci portiamo via solo il buono e lasciamo indietro tutto il cattivo di quest'anno, speriamo di poterlo seppellire. Ci riprovo con i buoni propositi, non riproverò con i buoni propositi tecnologici, nel senso che non menzionerò la Cameo, sappiatelo, perché su quello sono stata assolutamente fallimentare. Cioè, i miei propositi dello scorso anno dicevano accendi la Cameo almeno una volta. Domani è il 31-12, credo ormai di essere assolutissimamente fuori tempo massimo. Vabbè, allora, per oggi direi che vi abbandono, vado a fare la spesa. E ci vediamo domani. Le uniche due fustelle nuove che ho aggiunto al prodotto contenitore sono i pupazzi di neve della coppia creativa e questa finestrella di Crafty Motions, che è molto molto bella. Molto bella. Per le card, ma anche per i layout in realtà, per le copertine degli album. Secondo me, sia che la lasciate chiusa che la lasciate aperta, secondo me è molto bella. Magari una cosa che vi suggerirei, che potrebbe avere senso, perché la mia carta è già abbastanza spessa, ma effettivamente la francesina della finestra è molto sottile, vi consiglierei di fustellarla più volte e di incollarla una sull'altra di modo da dare un rinforzo in più, accendo spolvero e via. C'è della roba sopra, Erika, varia ed eventuale, quindi insomma, vabbè, non importa. E io per ora vi saluto. Ci vediamo domani, sempre intorno alle 2 per l'albumino dei buoni propositi e la paginetta di domani. Completerò la giornata dell'1 e il retro della paginetta di domani la prossima settimana. Non so ancora di preciso quando, farò sicuramente un progettino per la Befana, però la prossima settimana mi prendo un po' una vacanza, diciamo così. Grazie a tutte, buon pomeriggio, ciao!